Ciao Lega Nerd, siamo a Roma all'ex Dogana, ma potremmo essere a Napoli come in Bulgaria, perché siamo all'anteprima della terza stagione di Gomorra. Abbiamo intervistato tutto il cast, compreso Salvatore Esposito e Marco D'Amore. Vediamo cosa ci hanno raccontato dei nuovi episodi in attesa della messa in onda su Sky Atlantic il prossimo 17 novembre. Il mortale è morto. Quella chiave che c'è andata ci sta facendo a tutto quanto. Si immagina, guardate una cosa, è che proprio la famiglia mia non mi posso fidare. Oggi trovo anche un bastardo che ha sparato a padre e l'ha già schiattato a capo. Ha già ucciso pure mia figlia. Sono scesa all'inferno per capire. Il gendarino è un bandacchino cazzo. Non c'è stato un cambiamento drastico. Dal punto di vista pratico ho messo su qualche chilo, abbiamo lavorato sulla crescita della barba. Volevamo che fosse un piccolo segno per raccontare che c'è forse non c'è più un desiderio di tenersi, perché Ciro nelle prime due stagioni era un soldato, era perfetto, era spigoloso, era tonico. Questa tonicità lascia il passo a un imbalsimento che è tipico di chi a un certo punto perde lo stimolo di sé, perde lo stimolo della cura di sé, non sente più la necessità di volersi bene, perché ha un tale peso nel cuore che per cui tutto quello che riguarda se stessi non importa più. No, io sono in teatro durante tutta la messa in onda di Gomorra, quindi guardo dal palcoscenico e poi sparisco. No, molti rispetto alle possibilità legate a Ciro pensavano che, soprattutto dopo la prima stagione, che Ciro potesse essere un poliziotto infiltrato. Tanti ne erano convinti, ma non è. Ma no, perché per me l'effetto Gomorra è andare in Francia, negli Stati Uniti, ed essere accolto come una star da produttori, attori e registi internazionali. Per me questo è l'effetto Gomorra, il resto è fuffa. Allora, in realtà facciamo parlare di patriottismo, soprattutto per quanto riguarda la Grecia. Quindi ti chiedo, in questa serie vediamo dei talenti, dei veri talenti, dei cervelli, Patrizia, Ciro, che impara immediatamente un'altra lingua, o anche Jenny, che impara immediatamente lo spagnolo. Voi potresti essere tutti dei personaggi che in un altro contesto diventerebbero dei manager, delle persone di successo, delle persone esperte. Invece sono in quel contesto lì. Come mai persone dotate di intelligenza del genere poi invece scelgono coscientemente di operare in quell'altra direzione? La mancanza di alternativa. Se tutti i criminali del mondo si mettessero insieme per migliorare il nostro pianeta, noi vivremmo in un paradiso. Nascono purtroppo, noi siamo frutto della società che ci plasma. In un territorio dove manca alternativa, dove manca la possibilità di poter dare espressione a quelle caratteristiche della propria intelligenza, delle proprie qualità manageriali, eccetera, nella direzione della produttività, è chiaro che per la sopravvivenza, che si trasforma poi in desiderio di più, di potere, di controllo, eccetera, ai fenomeni come quello della camorra, della criminalità organizzata. Quindi è ovvio che noi siamo frutto di quello che la società fa di noi. Sempre più Lady Macbeth, questa azzurra, ma adesso tra moglie e marito si mette il padre. Come la mettiamo? Già, è vero. E sì, in realtà il padre c'era anche prima che diventassero genitori, e Azzurra aveva già compiuto una scelta molto forte e coraggiosa, come quella appunto in qualche modo di tradire il padre a favore del marito. Tutto questo sì, avrà delle ripercussioni, e però renderà anche molto più complici Azzurra e Jenny, e li renderà due grandi amanti, due grandi genitori, però metterà sicuramente a dura prova tutta la loro relazione e anche la loro genitorialità. Tutto questo nelle prime tre puntate non c'è. Possiamo fare spoiler, quindi cosa mi puoi dire? Ti posso dire che compare dal quinto, ad esempio, compare dal quinto e poi dal sesto fino alla fine, e avrà una grande evoluzione, parte in maniera molto piccola e poi subisce, o comunque agisce, diciamo, in un'ampiezza, in un ingrandimento del suo ruolo, delle sue dinamiche con gli altri personaggi, interrelazione con tutto il mondo che già conosciamo di Gomorra, quindi diciamo è un personaggio che si scopre un po' alla volta. E
sia all'interno della serie ma anche come personaggio a sé stante, cioè un personaggio che difficilmente si espone, che difficilmente lascia trapelare il suo pensiero, quello che pensa, e che un po' alla volta snocciola i suoi piani, le sue idee e i suoi rapporti con i vari personaggi. Non possiamo spoilerare tantissimo, però è chiaro che tra Enzo e Ciro Di Marzio si creerà un rapporto molto stretto, oserei dire quasi padre-figlio, che compensa per entrambi delle mancanze. È vero o non è vero? Cosa ci puoi dire di questo rapporto? No, posso dire che si incontrano, però padre-figlio, insomma anche per età, non, diciamo che non possiamo proprio dire così. No, però sicuramente ci sarà un incontro importante tra loro due, diciamo si svilupperà poi in tutta la serie, crescerà o si fermerà, non so. No? Come mai sei tornato? Tenevo nostalgia di casa.